preparare forse la devo sempre la si avvicinare se non si muove perché se si vede se posso mettilo dall'altro lato, dall'altro lato, mettilo da sinistra, a sinistra, allora. Andiamo a prendere in questo caso delle salsicce e ci prepariamo un fondo praticamente di salsicce e piselli, quindi abbiamo l'abbinamento tra carne e piselli e poi ci occorrerebbe pure della polpa o un formaggio similare. Sarebbe più di là. Cipolla né aglio perché all'interno della frittatina sia la cipolla pure l'aglio può dare fastidio perché comunque visto che la carne andrà all'interno quindi del timballo dà fastidio dopo la frittura magari quando uno la apre che può sentire troppo insomma aglio oppure cipolla può dare fastidio. Quindi inseriamo questo spazio. Allora, nel frattempo che iniziamo a preparare il fondo, iniziamo praticamente già a cuocere la pasta perché si serve fritta, non si serve cauda. Hai visto tu?
non ci sente niente più. Sì, allora, perché normalmente si sono immaginati, ok? Quindi in questo caso lo facciamo in modo diverso, io facciamo la salsiccia e la facciamo cucire prima, ora iniziamo e facciamo un forno con il pomodoro, il tempo che si... Quindi lo fanno. Dobbiamo provare a tagliare. Tanto si deve fare freddo la pasta. Deve essere al dente la pasta, ovviamente, ma adesso girerà insieme alla pecanella che è calda, e poi comunque sarà fritta, quindi la dobbiamo, insomma, comunque avere la cottura più pronta, non troppo. L'hai assaggiata? L'hai assaggiata, no? Thank you.
campione. Non fa male, no? Poi si attacca altro per la riportiamo tagliata, smuzzata, così di nuovo in padella. Di latte e 100 di burro. Di burro. Invece per il fondo, cioè per il ripieno, partiamo da un quarto di carne macinata oppure salsiccia come l'ho cucinata io adesso, e poi insomma dopo basta aggiungere anche un po' insomma
neanche pesante, insomma, una manciata di semi e un po' di pomodoro. Dobbiamo far preparare quindi sia la carne che il vino e la pasta. Ok, quindi deve diventare tutto freddo. Freddo a temperatura fredda, si deve raffreddare, perché sennò è impossibile fare la frittatina, quindi si staccherebbe tutto. Quindi in questa fase non possiamo preparare la besciamella, perché è l'ultimo passaggio finale, quando ormai abbiamo tutto raffreddato, quindi sia la pasta e sia la carne, perché poi la carne viene aggiunta la mozzarella di bufala oppure la provola, quello che si vuole, e quindi diventerà gli ingredienti insieme per il ripieno della frittatina. Sì, perché ci divideremo due lezioni, quindi in questo momento abbiamo visto la preparazione, diciamo così, che serve per il fondo della frittatina, ok? E la cottura della pasta, che sono cose molto semplici, non parecchio difficili. E quindi adesso passeremo di nuovo all'impasto per la pizza, perché vi faccio vedere l'impasto di ricotta. Cioè come facciamo noi pizza di Napoli a fare l'impasto di ricotta. Quindi facciamo due minuti. Sì, sale mi serve. Una passaggiata, vai,
Vogliamo prendere un tacchetto. Va bene. Allora, l'impasto di ricotta è un impasto che praticamente i pizzaioli napoletani hanno messo a punto, ma molti secoli fa, insieme ai pastai di Gragnano e Torranizzano. Quindi per chi avevano questa difficoltà nelle limitazioni, si sono confrontati con loro e praticamente fecero questo impasto dell'Ottocento per far venire pizza al libretto, perché nasce con questa esigenza, perché all'epoca non c'era la cultura di sedersi a tavola e quindi di mangiare la pizza, quindi tutto era street food, no? Quindi la pizza, anche i maccheroni erano street food, il pesce, eccetera. Quindi praticamente il pizzaiolo che cosa faceva? Preparava l'impasto come abbiamo fatto ieri, quindi con questo impasto, fino a questo raggiungimento, anche senza lievito, quindi nella sua massima acidità, quindi un impasto praticamente impossibile da lavorare, ha visto il pasto, lo aggiunge altra acqua, quindi altro sale e altra farina, e creando un impasto così con monofo e morbido, che praticamente gli permetteva di creare questa pizza un po' più alta di pasta, perché con questo procedimento non riusciamo ad arrivare, diciamo, a dimensioni grandissime, oppure anche se riusciamo ad arrivare a dimensioni grandissime, tutta pasta di più, quindi abbiamo una pizza molto più alta. Bene o male il 10% del peso di quello che si aggiunge nell'impasto. Dico bene o male perché ovviamente un impasto alterato, diciamo dopo 24 ore, non ci sta proprio una vera e propria regola, quindi ci stanno delle oscillazioni bene o male che sono abbastanza alte. Quindi adesso facciamo una prova, ok? Perché così la possiamo chiamare, perché questo è un confronto che tutti i pizzaioli che ancora fanno la pasta di riporto per fare lo street food, quindi la pizza di breve, tipo come lo faccio io, la mattina è quello il confronto, cioè quindi si prende l'impasto, lo si inserisce nell'impastatrice, si inizia con un litro di acqua, su bene o male 20 kg di impasto, e si inizia a scioglierla. Quindi si inizia a scioglierla con un litro d'acqua, si aggiunge 50 g di sale, quindi come è il classico procedimento che facciamo, non si aggiunge il litro. A questo punto, una volta che si è sciolta e molto idratata, si inizia ad aggiungere la farina, fino a trovare un punto pasta che è totalmente diverso. Perché non si può arrivare ad avere un impasto come quello, perché non riesci più a stenderlo, quindi devi avere comunque un punto di pasta molto attaccheggioso, insomma ha delle difficoltà abbastanza elevate, però ti permette di avere la pizza piccolina ma molto alta, quindi da street food, perché tu anche se la piedi al libretto il fornicione trattiene comunque il pomodoro, la mozzarella, e quindi riesce a mangiare tranquillamente per strada la pizza, perché tutti i cibi da strada, no? Con lo street food italiano, e non solo quello napoletano, ma in generale tutte le pietanze che sono state preparate negli anni, che hanno imbottiture, oppure come la pizza che si è prestata allo street food, proprio perché ha il cornicione, se no non sarebbe stato possibile, perché ovviamente tu mangi una pizza ma se poi devi andare a cambiarti, perché... e quindi tutte le cose dello street food si parte praticamente dai lati per arrivare al cuore centrale, che nel caso della pizza può essere il solo pezzo di mozzarella, nel caso della frittatina carne e piselli, oppure nella pizza fritta la riga. Ok, quindi pesiamo qui di confermi con... Sì, giusto pesarlo, perché iniziamo con una... E questa qui quant'è? Questa dice fino a un litro d'acqua e mezzo di impasto. 2,5 di impasto totali.
finito. Allora provate un chilo e mezzo, perché un chilo magari non riesce a beccare sotto, non asciuglie bene, quando adesso andiamo ad aggiungere l'acqua. Quindi un chilo e mezzo. Un chilo e mezzo, ci mettiamo 150 grammi d'acqua. 150 grammi d'acqua sono più o meno 250 grammi di sale. Andiamo avanti. Sì, intanto non si fa niente, cioè non dà fastidio. Aspetta, ho fatto un po' di pezzi. Scusa, soldatore, le ore che ha fatto la pasta di ricotto, a temperatura ambiente oppure se l'ha fatta in frigo a un certo punto? Tutto a temperatura ambiente. Quindi la inseriamo direttamente nell'impastatrice e ci mettiamo l'acqua. Un bicchiere di vino. Adesso questo impasto si deve sciogliere con il suo 10% d'acqua. Quanto sale per l'acqua? 50 temperature. Thank you.
Ecco qua, adesso si è sciolta tutta, quindi se non... L'acqua l'abbiamo usato calcolando al massimo un chilo, perché qui non riusciremo a mettere tutto il chilo e 8 per litro. Sì, è molto bagnato. Vabbè, da provare, magari anche non nell'utilizzo massimo della pizza napoletana. Anche perché è un impasto molto veloce, cioè questo qui tra un'ora, massimo un'ora e mezza già è, dovrebbe essere lavorabile. Volete lo fare a mano? Si fa tutto sciolto, da poi a un certo punto si riporta. Cerchi di sciogliere quando più l'impasto e poi riporti la proporzione del 10% dell'impasto nell'acqua, quindi della farina, poi il calcolo della farina nell'acqua. Un'altra cosa importante è non usare farine forti nel riporto, praticamente. Io ho usato insomma quella lì, la pizzeria classica, Blé, quindi è la Blé classica. Classica. Sì, la pizzeria. Pizzeria. Infatti siamo tutti pizzeria. Fantasia. Quindi quant'è? 2,60 questa parte. Quindi una blu pizzeria qualunque da 2,60 ma va benissimo. È staccata la corrente. Qualcuno vuole venire a vedere, insomma è totalmente diverso dall'impasto anche che abbiamo visto ieri. Avvicinatevi. Sei alla scala.
Sì, totalmente. Thank you.
una cassettina. Insultano, anche il suo.
possiamo riposare, portate chi la vuole controllare. Adesso ritorniamo di nuovo alla fiducia, quindi vediamo il prossimo. Allora, la pasta si è fatta fredda, anche diciamo la carne, quindi andiamo a fare. Quindi andiamo a fare questo. Ok, quindi aggiungiamo la mozzarella oppure la provola all'impasto di carne. Quindi questo sarà il primo della fare. Siete partiti alle 6? No, non è vero, non c'è meno. No, ma poi c'è, se non ci vuole mangiare, le palmacine. Sì, qua, le mangiare. Sì, sì. Ho detto prima le mangiare. C'era il pomodoro, non c'era il pomodoro. Sì, c'era. Sì, sì, c'era un po', ma ce n'è poco. Ce n'è poco. Allora sì, ero ancora sveglio. Prima del... Buone, buone. Prima del vino. Ma bella pensiamo, no? Ah, fino del vino. Il sorbetto. Allora, prendiamo un litro di latte. Se aggiungiamo un po' di burro, il burro quanto era? 100? 100. Quindi 100 di burro e un litro di latte. Ci aggiungiamo, no, la prima volta. Accendiamo qua. Portiamo una produzione di latte. La farina invece di aggiungerla all'interno del latte, la sciogliamo con l'acqua, senza misurarla l'acqua, quindi facendola diventare una pastella, come la pastella che poi utilizziamo nella frittatina nella parte esterna, no? Come ho fatto ieri sera, non so perché la pastella. E dà proprio sapore diverso alla frittatina, perché ovviamente è come se mangiassi un po' di pasta, no? Quindi quando mangi non solo il bucatino, ma mangi proprio l'impasto, perché ovviamente stai mangiando anche la pastella, no? Che aggiungiamo alla cena frutta.
andiamo avanti. Quindi non troppo piccole magari come quella qui, noi infatti qua abbiamo usato la giara, giusto? Mixata, no? La giara magari poi è troppo, quindi una rossa, vediamo cosa la mia, una 320. Impastatrice, questa operazione la può risparmiare, quindi non facendola con le mani, ma mettendo l'impasto, cioè la pasta fredda, così, all'interno dell'impasto. No, o braccia più fanno o mani. Però le mani devi cattolare, la braccia mette. Quindi tu sei guardi, insomma, vedi. Allora questa. No. Mm. Questa densità qua va benissimo. E sarà la stessa che metto. Quasi. Okay.
Sì, perché adesso sta la fine assorbe un po', quindi sta la firma, devo prendere l'impasto. Adesso riversiamo la metà in carta e girare. Quindi risparmiamo il lavoro che abbiamo fatto. Questo è un altro motivo per comprare la braccia più grande. Perché non ce la compri solo per la pizza? No, ma con mezzo. Poi ci aggiungiamo dopo il pepe, pecorino rosso. Questa qua per formare le palline della pizzolina, di avere un po' di otto di semi, appunto con i pezzi vi faccio vedere. Allora.
No, ma almeno siete poco. Ci aiuta praticamente. Ci bagniamo le mani, con l'olio. Ci aiuta a rendere compatto, insomma, la forma. Quindi, prendiamo l'impasto. Anche se questo è molto caldo, quindi non deve comunque passare a raffreddare. Facciamo la stessa operazione però con l'impasto, quindi la stacchiamo. Dopo che si è caldo, quindi non si fa lavorare bene. Dopo dobbiamo aspettare che deve essere fritta, no? Inizia a formare la pallina.
della luce, no? La pastella quando si deve raffreddare e poi ci si mette la pasta. Adesso la pasta è un po' calda, quindi si deve raffreddare anche questo, cioè questa qua la devi portare a temperatura fredda, se no non si fa lavorare. Quindi fare nel cuore carne e prova, quindi chiuderla. Quindi metterla all'interno. Oppure si può aspettare per un altro pochino, come l'abbiamo fatto in quei mesi. Per la frittura se non ci sono intolleranze, insomma allergie, quello di altri, se no c'è difficoltà, perché ultimamente anche in Europa si scontrano delle persone con difficoltà con l'olio di arancia, anche se sono intolleranti. Quindi adesso più fredda si fa, più riesce a essere veloce e compatto. Scherzi a parte, nello struttore me la trovate la cuccia? Lo struttore? Nello struttore lo struttore si può anche spingere, però ci vorrebbe da dire raffinatissimo, perché sennò c'è problemi, altera la frattura. Quindi poi una volta praticamente che si è raffreddata del meno, quindi la pastella, quella che come avevamo fatto prima, si passa questa qui tra le mani, in questo modo, questo costa la pastella, quindi la passa un momento, e la quindi a temperatura medio-alta, non tanto impastellata, però se deve stare, non è che deve essere proprio attaccata e sporca di pastella, no, se deve stare, non tanto la prima. Allora, se qualcuno vuole provare magari a farlo, lo facciamo insieme. Spiega, sì. Ma dove le mangiamo? Solo per fare. Forma originale. Che cosa? Io ci voglio mettere le misure di questa pasta.
Sì, questo diventa altezza, capito? Questa è, diciamo così, la sua misura originale. Come le formine da lumina del papà, loro le hanno brevettate. Bravo, perché questa qua noi la vendono, capito? La misura della piccola. Cioè così si chiude. Made in Nepo. Grazie a tutti.